Ciao a tutti, sono Richard HTT e Frog. E siamo qui con un ospite specialissimo. Buonasera, Mr. Clevra, 1.71. Ciao, io sono Paolo. Sì, a Milano mi hanno conosciuto per i pinguini sui paracarri stradali, poi da allora ho cominciato a disegnare tante cose. Sono Mr. Wenny, nella vita faccio il writer e lo street artist. Ciao, io sono Laurina Paperina e faccio l'artista, dipingo, disegno, lavoro soprattutto in studio in realtà. A oggi dipingiamo con Wenny, Paolo, Mino e Paperina e stiamo facendo una tela qui sotto, ognuno ha selezionato un soggetto a noi caro. Io ho fatto uno dei tre orsi, l'orso Bruno. Qual è il tuo cartone preferito di Cartoon Network? Adventure Time, sicuramente. Adventure Time è abbastanza pazzo. Devo dire che tutti i personaggi di Cartoon Network mi piace molto lo stile che usano, perché è veramente contemporaneo. Ad esempio le Powerpuff Girl sono molto carine, anche se sono personaggi femminili che lontani da me, dal mio mondo, però sono disegnate con uno stile così semplice. Hai una coccinella qua, no, però questa cosa non ti mandi nel panico. No, anzi. Abbiamo una coccinella in diretta nella nostra intervista e tu che cosa ci racconti? Ricordate che tutto verrà divoluto, Save the Children! Adventure Time. Adventure Time. È cosa nota. Il personaggio Time. Preferito di Adventure Time? Marceline. Ah, Marceline è la ragazza ideale. Ce ne sono tante perché con mio figlio le vedo, ma se non ci, mio figlio è la scusa per poter Adventure Time, Gumball, Uncle Grandpa. E se ti dovessi chiedere un personaggio invece preferito proprio tra tutti? Finn. Anche Jack in realtà, perché oggi per esempio sono qui a dipingere con i pennelli, ma dipingo anche a spray, faccio i tatuaggi, quindi il fatto di poter mutare forma è una cosa che un po' mi rappresenta. Sono un artista camaleontico e mi piace sperimentare molto, quindi pensavo ti piacesse anche l'idea di avere tipo una quantità di pelle infinita su cui fare tatuaggi. anche il preferito della nuova generazione sono gli orsi. Li adoro. Quei tre personaggi sono i miei due altri migliori amici. Io sono il panda. Vabbè, Gumball è uno dei più belli. Gumball, cioè, è uno dei miei preferiti in assoluto. Come è iniziata la tua passione per la pittura, per il disegno, per l'arte? L'abbiamo tutti quanti, soltanto basta capirlo che non bisogna mai smettere di disegnare. Tutti possiamo disegnare, tutti possiamo dipingere, c'è chi smette e chi continua. Pensate tutti. Perfetto, questo qua è un grandissimo messaggio che stai comunicando. Da quando ho memoria mi ricordo di aver avuto la matita in mano. 40 anni e penso di aver iniziato a disegnare a 4. Non ho mai smesso, è diventato sempre più complesso, sempre più una passione. Da passione è diventato vero e proprio lavoro. Mi ha fatto levare molte soddisfazioni, mi ci sono anche pagato gli studi di ingegneria. Quindi. Ah, la faccia di chi dice che con l'arte non ci si lavora, non ci si guadagna. Esatto. Microfono immaginario adesso. Dove posso parlare? Allora, ho iniziato a 12 anni, quindi da bambino, a Brindisi perché sono pugliese. Dopo aver guardato dei cartoni animati che c'erano all'epoca in giro, tipo UFO Robot, ho iniziato a appassionarmi al disegno e poi ho capito che lo potevo fare anche sui muri perché c'era questa cosa che si chiama cultura hip hop e quindi mi sono lanciato a fare questi disegni sui muri. Ah, in realtà c'è disegnato, ho fatto quei studi, vabbè, classici, artistici come studio d'arte, poi l'Accademia di Belle Arti e poi ho iniziato subito a esporre, a far vedere le cose che facevo. Vabbè, poi i personaggi che disegno provengono dal mondo del cinema, dei cartoni animati, della musica, da tutta questa pop culture che siamo ormai invasi. Ho iniziato per strada, come raccontavo, dipingendo i paracarri stradali che erano bruttissimi, poi in realtà doveva essere un'avventura, ma poi ha continuato perché piaceva a me, piaceva agli altri, una cosa si aggiunge all'altra, poi pian pianino. No, eccoci qua. Visto che hai parlato appunto di street art, domanda controversa. Che cosa ne pensi quindi delle persone che hanno un occhio, diciamo, un po' diffidente nei confronti della street art? Come se fosse una specie di... Cioè, dov'è che inizia l'arte e invece dove inizia invece un atto vandalico? Il discorso è complesso. Sì. Però di base mi viene da dire che il primo step da fare è informarsi prima di parlare, no? È proprio una questione culturale, perché faccio un esempio. Se mio padre va in una mostra e vede un'opera che non gli piace, dice a me quella non mi piace, però in un museo, una galleria,
è un'opera d'arte, perché il mondo dell'arte ha detto che un'opera d'arte ha un valore sia culturale che commerciale, no? La street art è arrivata a un punto in cui ha un valore sia commerciale che culturale, quindi di conseguenza l'arte non è soggettiva, cioè non è a me piace, a me non piace, ma oggettiva. Io per esempio ho fatto 2 volte la Biennale di Venezia, quindi di conseguenza se faccio un'opera su un muro vado ad aggiungere il valore di quel palazzo. Quindi a prescindere dal gusto e dal vandalismo o non vandalismo, quest'arte è entrata di fatto nei musei. Poi che abbia avuto una matrice, una radice vandalica, è semplicemente perché la gente non capiva fin da subito che questo tipo d'arte è un'arte che fa bene sia alla percezione del colore della città, quindi bambini in assoluto, che anche alle persone più anziane, che hanno al posto del grigio o del muro deturpato hanno semplicemente un muro dipinto da artisti che si sono espressi spesso gratuitamente per farlo. Sì, sì, ma infatti anche noi andando in giro qui per esempio per Milano ci ha fatto proprio piacere vedere tra tanti palazzi grigi magari una parete con un bosco dipinto, e questa qua è una cosa bellissima secondo me. Ma visto che tu invece sei un esempio del fatto che con l'arte magari ci si scampa anche, cioè se tu potessi dire qualcosa ai ragazzi che magari sono scoraggiati... Vabbè, il consiglio è, per la mia persona proprio, studiare tantissimo, magari anche cose complesse come ho fatto io, medicina, legge, ingegneria, però tenersi sempre allenatissimi sulle proprie passioni. Ti piace la musica, ti piace dipingere, devo trovare sempre il tempo, e il tempo si trova per le passioni. Beh, questi qua sono degli ottimi consigli sicuramente. Insomma, le persone che ci stanno guardando dove possono trovarti, con quale nickname? Io sono Laurina Paperina, Laurina Paperina Instagram, Laurina Paperina Facebook. Trovate qualunque cosa praticamente, sempre con lo stesso nome. Omino 71, cercate in rete, basta come chiave di ricerca. Potete tranquillamente incappare. Giugolare. Beh, il sito, forse dove ci sono più i lavori, che è paopao.it. Ok. Su Instagram mi trovate come Mr. Clevra, Instagram, Facebook, sempre lo stesso. Ok, quindi sempre Mr. Clevra ovunque. Esatto, ovunque mi trovate. Trovate le mie cose su wenyone.com, che è il mio sito web. Ho anche una pagina di Instagram che è Mr. Wenis, quindi lì pubblico le cose istantanee. Ma visto che sto lavorando al mio libro per i 30 anni di attività, che uscirà nel 2020, allora sto pubblicando veramente poco di quello che faccio, soprattutto su tela, e anche perché sto lavorando su una mostra che porterò a Parigi personale, quindi le opere sono top secret. Seguitemi e venite a vedere la mostra a Parigi se avete tempo. Quindi grazie mille, scusa se abbiamo interrotto grazie la tua performance. E complimenti per i capelli, che sono più stilosi dei miei. È vero, è vero, è vero. Grazie. Ciao. Ciao.